Oggi a Torino, in Piazza Castello, per presentare un'iniziativa coordinata con la ASL del territorio delle nostre pubbliche assistenze, che grazie a dei camper potranno andare a domicilio di persone con sospetto di Covid. In questo modo rischieranno meno le persone che devono eseguire queste indagini. Ci sarà una capillarità sul territorio e tutto questo permetterà una più veloce attuazione di quella che ormai sappiamo essere la fase 2, che pensiamo verrà emanata nei primi giorni del mese di maggio, una situazione nella quale dovremo mantenere il distanziamento sociale, l'attenzione all'igiene, il lavaggio delle mani, ma dovremo riaprire l'Italia, dovremo esserci. Noi come ANPAS ci siamo stati, ci siamo, abbiamo inventato nuovi servizi, così come i nostri nonni e bisnonni 100 anni fa hanno creato le nostre pubbliche assistenze. E quindi noi, presenti come sempre in tutta Italia, da Bolzano a Trapani e in Piemonte, abbiamo garantito i servizi di emergenza e urgenza, ma anche la vicinanza con i cittadini. Grandissimi, bisogna andare avanti, continuare così e riuscire a far sì che la nostra bella Italia, le nostre belle comunità ritornino a una vita normale.